saluto i nostri ospiti, in particolare l'assessore Del Nero che ci ha raggiunti, e sentiremo poi le cose interessanti che vorranno dirci. E ringrazio soprattutto perché questa giornata si svolge con il patrocinio della Regione Lombardia, della provincia di Milano, del Comune di Milano, del Fondo Est e dell'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Soltanto alcune cose come introduzione da parte mia, che rappresento in questo momento la Federazione Italiana Turismo e Esercizi, e poi ho il compito di moderare questa tavola rotonda. Gli obiettivi che ci siamo dati, anche nel titolo un po' spielbergiano, ha detto qualcuno, perché è oltre i confini generazionali, ma era proprio perché vorremmo sintetizzare, se possibile, visto che abbiamo tanti giovani, ma il fatto che questo è un settore che ha varie generazioni che vi lavorano, anche le persone più mature trovano in questo settore, sia come imprenditori ma anche come dipendenti, una ottima possibilità di lavoro. L'obiettivo che ci poniamo è quello di realizzare, se possibile, ovviamente non con una tavola rotonda soltanto, ma con azioni successive, una maggiore cooperazione soprattutto dal mondo della scuola e le istituzioni, le imprese, addirittura pensando come FIPE, come soggetto nazionale, se riusciamo di attivare un network con scuole, con istituzioni, a cui FIPE vorrebbe essere in qualche modo, insieme ad altri soggetti, una sorta di cabina di regia. Tutto questo nasce e si colloca all'interno di un momento, come tutti sanno, molto difficile dal punto di vista dell'emergenza occupazionale, soprattutto per i giovani. Quello che però rimane ancora per certi versi un po' oscuro è il fatto che, nonostante queste difficoltà occupazionali, vi sia, a nostro avviso, a mio avviso almeno, una sottovalutazione del tema di incontro domanda-offerta. Molto spesso nel nostro paese, a differenza purtroppo di quello che succede da altri, ma non dobbiamo sempre piangerci addosso, anzi dovremmo cercare di trovare, semmai di copiare, di non copiarsi, sia un best practice, ma a volte si può dire solo copiare e non succede niente, si scandalizza. Questo incontro domanda-offerta forse sarebbe maggiormente facilitato, e vedremo, perché probabilmente ci sono territori e certe esperienze che lo stanno già facendo, perché quello che succede è che c'è una disoccupazione crescente e ci sono posti di lavoro che a volte rimangono vuoti, e quindi è un aspetto che va salvaguardato. Vado a presentare gli ospiti che sono qui con noi, partendo dalla destra. Abbiamo la dottoressa Ambra Luceni e la dottoressa Chiara Santoro, che sono della G Group, e con loro parleremo appunto. La G Group è una società importante di agenzia per il lavoro e dei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro, in particolare, come molte altre, ma anche per loro vocazione, si occupa della divisione Food and Beverage, quindi molto attenta al nostro settore, che si chiama settore dell'Oreca. E poi abbiamo il preside dell'Istituto Carlo Porta, il professor Malaspina, che sicuramente molti degli studenti conoscono. Abbiamo fianco a me l'assessore Giovanni Del Nero, con delega all'industria, piccole e medie imprese, artigianato, commercio, formazione professionale e lavoro della provincia di Milano. Alla mia sinistra c'è il preside della scuola di Alta Cucina Internazionale, ALMA, quindi voi, quelli che si sono cimentati questa mattina nello show cooking, hanno potuto conoscere alcuni chef dell'ALMA. Ecco, il presidente Enzo Malanca ci parlerà anche dell'esperienza che questa scuola fa, di cui peraltro FIPE è uno dei soci del comune. E poi
abbiamo il dottor Giovanni Chiabrera, che è responsabile dell'area nord di Italia Lavoro. Italia Lavoro, dico soprattutto probabilmente per i più giovani, magari, è una società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e opera come ente strumentale del Ministero del Lavoro. Di che cosa si occupa? Si occupa della promozione della gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione, della transizione tra la scuola e il lavoro, ma sicuramente meglio di quello che ho cercato di sintetizzare io, ce lo spiegherà poi il dottor Chiabrera. Solo per avviare la discussione, e poi magari se sono d'accordo vorrei dare la parola all'assessore Del Nero, solo alcuni dati che riguardano la situazione più generale dell'occupazione e anche del settore dei pubblici esercizi, ma veramente a flash per non deviare. Sapete che ci sono 1 milione di disoccupati in più, sono i dati dal 2008, 1 milione di disoccupati in più sono i dati che emergono dall'ultimo rapporto del CNEL sul mercato del lavoro, recentissimo, presentato a fine settembre. E negli ultimi anni abbiamo perso 750.000 posti di lavoro, cresce la componente degli over 55, perché evidentemente molte persone, soprattutto per effetto delle riforme pensionistiche, si stanno, sono costrette, tra virgolette, a rimanere ancora al lavoro, ma il dato che ovviamente è sulla bocca di tutti e su tutti i giornali è quello di quei giovani cosiddetti net, cioè che non lavorano, che non studiano, che non cercano, che non hanno occupazione, sono arrivati a quasi 2 milioni e mezzo circa, e quindi è un fenomeno preoccupante nel panorama. I pubblici esercizi, quelli di cui noi ci occupiamo, nonostante la crisi, fino al 2012 il trend di occupazione nei pubblici esercizi ha tenuto rispetto ad altri settori. Noi possiamo dire che rispetto al 2008, che è l'anno fatidico che viene poi evocato nei momenti per fare questi raffronti, abbiamo avuto fino al 2012 un 8% di occupati in più. Il problema è però che già dal primo e dal secondo trimestre del 2013 stiamo perdendo un settore che non aveva mai avuto un segno negativo dell'occupazione, perdiamo 59.000 unità di lavoro, e questi sono i dati che ovviamente sono da fonti certe elaborati dal nostro ufficio studi, che ringrazio il dottor Fraga. Un'occupazione che nel nostro settore vale mediamente circa 680.000-690.000 occupati, quindi una occupazione consistente, e molti sono giovani, perché sono oltre 450.000 i giovani con meno di 40 anni nel settore dei pubblici esercizi. Altra notizia, ma credo che per molti non sia una novità, il lavoro è rosa nei pubblici esercizi. Oltre il 57% delle persone che lavorano in questo settore sono donne, e prevalentemente nei settori della ristorazione, del bar, della ristorazione collettiva. Alcuni dati soltanto per dire anche dell'incidenza degli stranieri, che sta diventando molto importante nel nostro settore, che probabilmente anche di riflesso anche nelle scuole. Il 25% degli occupati sono stranieri. E poi un altro dato che in questi tempi non è secondario farlo rilevare: nel nostro settore le assunzioni non sono a termine come magari nell'immaginario viene, ma sono posti di lavoro sicuri, che siano part-time o siano full-time, sono posti di lavoro a tempo indeterminato, quindi che danno una prospettiva sicura di futuro per molti giovani o meno giovani che vi operano. C'è una buona flessibilità dell'orario, perché essendo un settore molto dinamico, anche il part-time prevale il full-time ovviamente come modalità di utilizzo.
io veramente non vorrei dire altro. Se siamo d'accordo inizierei, quindi dando la parola all'assessore Del Nero, cercando poi con tutti gli altri interventi di fare un primo giro per affrontare un po' le tematiche che abbiamo messo in campo con questa giornata e poi magari con interventi successivi, ovviamente ciascuno di loro porterà il punto di vista, avendo un osservatorio privilegiato, chi nella scuola, chi nelle politiche del lavoro, chi nelle istituzioni, e credo che anche, ne parlavamo prima con l'assessore Del Nero, possano esserci delle novità interessanti anche da alcuni dati che sentiamo. Grazie. Occasioni, ma
quando cerchiamo di fare l'incontro tra domanda e offerta, abbiamo fatto una fiera del lavoro a giugno, ne faremo adesso un'altra a San Donato. Per esempio a giugno avevamo 300 posti di lavoro di 35 aziende a disposizione, sono stati inviati 6.000 curriculum, 1.000 colloqui, alla fine circa 100-120 persone hanno trovato collocazione, altri 180-200 posti sono rimasti senza aver individuato la persona giusta. Questo è la dimostrazione, come è stato detto, che di fatto il lavoro è difficile trovarlo, ma è altrettanto vero che ci sono posti di lavoro che non si riesce a ricoprire, perché probabilmente le persone non hanno fatto un percorso scolastico, comunque hanno quelle espulse dal mercato del lavoro, hanno fatto anni di un'attività che oggi non è più disponibile. Una delle cose che viene richiesta, può sembrare banale, ma lo faccio come esempio, ci sono delle attività che una volta erano considerate molto semplici, non uso la parola utile perché ogni lavoro ha la sua dignità, diciamo molto semplici e che potevano fare tutti. Negli alberghi il tacchino o il carrello di piano era una posizione più o meno ricoperta. Se noi abbiamo avuto la richiesta di alcuni hotel di Milano per posizioni di questo tipo, di cui però era la richiesta, a parte un po' di esperienza, ma la conoscenza, non dico perfetta, ma una buona conoscenza della lingua inglese. Siccome ancora oggi molti, solo chi ha la mia età, ma molti giovani fanno, come dire, fatica rispetto a questo problema. Ecco, è bene sapere che ormai qualsiasi attività, anche la più semplice, che ha contatto con turisti, con altre persone, con chi viene, cioè la commessa, oggi qualsiasi ragazza dice, a rotondo, mentre studio, vado a fare la commessa. L'inglese diventa un elemento fondamentale per la propria attività. Questo dico sulle attività più semplici. Se poi andiamo su una professionalità più alta, che è quella di chi deve fare in un'azienda, anche in un albergo, il manager, il coordinatore, il responsabile di sala o altre attività di questo genere, è chiaro che se uno vuole andare in un bel albergo, avere una qualifica di un certo tipo, deve sapersi comportare, muovere e avere acquisito una serie di conoscenze di professionalità che gli consentano di essere all'altezza di quello che gli viene chiesto. Come provincia, accenno semplicemente a questo, abbiamo cercato di fare una serie di iniziative. Noi ci occupiamo, io in particolare il mio assessorato si occupa di formazione professionale, quindi non sono le vostre scuole, sono scuole, diciamo, parallele ai licei. Abbiamo cercato di fare una serie di interventi che avvicinassero sempre di più il mondo della scuola e il mondo dell'impresa, perché uno dei dati che abbiamo visto con assoluta certezza e quasi totale rispondenza è che i giovani a cui abbiamo fatto fare dei percorsi di stage dell'ultimo anno, degli ultimi 2 anni della loro formazione, degli stage presso aziende o dei percorsi di incontro con le aziende, la probabilità di trovare lavoro è stata quasi totale. Abbiamo ragazzi che sono andati all'estero presso aziende, per quanto riguarda la cucina, presso ristoranti, ma abbiamo nella formazione professionale c'è la meccanica, c'è tutta la parte estetica, abbiamo ragazzi che sono andati a Barcellona a lavorare alla Porsche, alla Honda, ragazzi che sono andati all'estero a lavorare in aziende di moda, addirittura le stesse aziende dove facevano lo stage gli hanno quasi tutte offerto subito un posto di lavoro lì, qualcuno l'ha accettato perché abbiamo casi di ragazzi che si sono fermati, molti sono rientrati per completare il 4 o 5 anno di studio, ma con la prospettiva di un lavoro sicuro, di un lavoro certo. Il percorso di avvicinamento al mondo del lavoro è un percorso importante, usare per esempio il periodo estivo per fare qualche attività lavorativa è una delle altre occasioni in più che possono servire poi un domani nell'incontro con il mondo del lavoro. Cito un ultimo caso, voglio essere ultima, perché è stato
molto bello, non è nel nostro settore, è nel caso dei design. Milano ha 4 scuole di design di altissimo livello, insieme a Camera di Commercio abbiamo ormai da anni realizzato un progetto che mette in contatto queste scuole con le aziende. È stato chiesto alle aziende di indicare dei prodotti che dovevano realizzare. Sono stati scelti dei prodotti, ai ragazzi sono stati fatti fare i prototipi, i disegni di questi progetti, ne sono stati selezionati una cinquantina che sono stati presentati in una mostra alla Triennale di Milano. Chi è andato qualche volta alla Triennale sa che la Triennale di Milano nel mondo del design è un po' come parlare della Scala dell'opera piuttosto che di Palazzo Reale dell'arte, cioè è il punto fondamentale. Allora un ragazzo che ancora sta studiando un proprio prodotto venga presentato alla Triennale di Milano è un valore altissimo. Ma la cosa ulteriore è che di questi prodotti ogni anno quasi la metà sono entrati in produzione. Perché siccome l'incontro tra l'azienda e la scuola era un incontro vero, se l'azienda non si è inventata, l'azienda ha detto io ho questa esigenza e la scuola e i ragazzi hanno fatto un prodotto di eccellenza, questo prodotto è entrato in produzione. Ci sono quindi ragazzi che ancora nel momento scolastico hanno visto realizzato e prodotto quello che è stato il loro disegno. Io credo che in tutti i settori l'incontro tra la scuola e il mondo del lavoro sia fondamentale per l'Europa. Grazie. Grazie all'assessore e adesso appena così abbiamo un collegamento anche esterno, ma lo abbiamo subito Andrea. Poi, sì. Io dico che sia per una scuola come la vostra, allora io adesso non conosco esattamente, scusami, a me risulta, ma ripeto, non so, io non seguo le vostre scuole, per sentire dire che il programma delle scuole albertine è stato modificato e, tra virgolette, peggiorato pesantemente, soprattutto su questo aspetto. Comunque, intanto fate in massa il vostro professore di inglese che lo deve insegnare, perché se gli insegnanti pretendono da voi, voi pretendete dagli insegnanti, mi raccomando. Questo è il disagio. E poi cercate, testate di andare a perfezionarlo. Mi rendo conto che non è così facile, però anche non è così complicato comunque andando a leggere. Allora, se sì, sì, c'è questo collegamento con il presidente Zini, ce l'abbiamo con allora stiamo cercando così. Cercando di collegarci con un ospite che non è presente qui, ma è il presidente dell'ente bilaterale Alfredo Zini, che è impegnato per la FIPE nei lavori di un'assemblea internazionale ad Atene, OTREC, che è la nostra organizzazione europea. Se riusciamo adesso a metterci in contatto per un saluto, perché intanto cerco di introdurre il mondo della bilateralità, cioè quello fatto dalle organizzazioni come la FIPE e le organizzazioni sindacali, può e deve fare molto soprattutto per i giovani, ma soprattutto nel facilitare l'incontro domanda offerta e far capire dove ci sono le occasioni di lavoro, cioè mettere in contatto i due soggetti. Lo deve fare perché è previsto contrattualmente e soprattutto perché è una delle funzioni più importanti che deve svolgere. Alcuni enti territorialmente lo stanno già facendo, anche qui, siccome certe esperienze partono episodicamente e territorialmente, hanno bisogno di una sorta di cabina di regia che giustamente l'ente bilaterale nazionale può svolgere. Non so se siamo collegati. Allora che facciamo? Ma può rimanere lì? Andiamo. Allora,
intanto era, siccome il presidente dovevamo farlo intervenire, ma è stato anche chiamato in causa, e diamo la parola al presidente Marassini. Grazie. Per la verità avevo pensato di iniziare il mio intervento in maniera diversa, tuttavia sì è vero, ci sono 3 ore alla settimana, ma io penso che non sia un problema dell'interpretiero, questo della conoscenza delle lingue, è un problema culturale, probabilmente tutto italiano, perché avendo avuto la possibilità anche di fare il preside degli studi comprensivi, quindi con bambini dai 3 anni fino ai 14, paradossalmente la lingua inglese si studia in forma sperimentale persino dall'infanzia, e dalla prima elementare fino alla quinta superiore si studia l'inglese. Evidentemente c'è un modo di approcciarsi alla conoscenza della lingua inglese che porta anche a fare questo tipo di domande di effetto blu. Tuttavia, nel caso specifico, però proprio un flash, perché sono qui a parlare di questioni più generali, tu sai benissimo che un mese fa il nostro istituto ha presentato un progetto di gemellaggio con l'Australia, un progetto scritto in inglese dai vostri compagni, e abbiamo avuto il finanziamento, per cui la primavera prossima 5 compagni vostri entrano in Australia e poi ospiteremo a dicembre 2014 i ragazzi australiani. Peraltro, e chiudo su questo, e voi sapete che avete la possibilità di fare gli stage all'estero, tutelati dalla scuola. Quest'anno abbiamo avuto ragazzi nel nord Vietnam, in Australia, negli Stati Uniti, Inghilterra, Francia, quindi voi, fate richiesta di queste opportunità e poi la scuola vi segue, d'accordo? Certo che puoi replicare, poi chiedi al dottor Moretti. Allora, è una cosa, però facciamo così. Io ti do una risposta flash, poi queste cose ce le diciamo. Allora, abbiamo appena deliberato che tutti gli studenti del Calo Porta, terza superiore, devono avere una certificazione linguistica. Adesso gli insegnanti di inglese in particolare stiamo vedendo come questa opportunità possa essere estesa a sistema, considerando anche quelli che magari non hanno i quattrini per poter fare questa esperienza. Però a partire da quest'anno, entro il terzo anno, bisogna avere una certificazione linguistica, perché paradossalmente per un cuoco, per un ragazzo che lavora in sala, la conoscenza della lingua straniera, l'inglese in particolare, è una competenza professionale, quindi non si può trascurare. Intanto per lasciare la parola a lei, visto che già ce l'ha, ma dandole un ulteriore spunto sicuramente a quelli che già avranno usato, ma si può fare, è possibile costruire interventi urgenti per la promozione dell'occupazione senza coinvolgere l'istruzione e la formazione? Perché a volte sembra che i due mondi vadano un po' per conto proprio. Immagino che qual è la risposta che ci darà e l'esperienza che voi avete. Guardi, probabilmente sul territorio nazionale le situazioni sono le più varie, perché evidentemente gli stimoli dal punto di vista politico, dal punto di vista dell'imprenditoria sono differenti, ma io penso che bisogna fondamentalmente andare alla scoperta di quello che c'è già sul territorio, perché non è assolutamente vero che sul territorio, direi anche dal nord al sud, non ci siano esperienze di eccellenza di dialogo costruttivo fra la scuola e il mondo delle imprese. Perché, in questo momento particolare di grande crisi è probabile che sia opportuno riscoprire questi collegamenti e queste, collaborazioni che esistono, che sono assolutamente proficue. Poi, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la mia scuola, per quanto riguarda anche numerosissime altre realtà, non solo di carattere di indirizzo alberghiero, ma anche turistico, ma anche dei servizi, la realtà effettivamente non è, non è quella che appare, perché noi abbiamo
decine e decine di studenti che svolgono la loro attività di stage durante il percorso scolastico. Io do un dato così che riguarda la mia scuola, e noi abbiamo circa 500 studenti su 1380, quindi le terze, le quarte, le quinte, che ogni anno vanno in stage, fanno mediamente 480 ore di stage all'anno e complessivamente nel loro percorso 1200. Se noi pensiamo che i percorsi scolastici sono pari a 990 ore complessive, 1200 ore di stage, proprio di stage, sono una bella opportunità professionale. Ecco, tenete presente per esempio che noi lavoriamo con 136 aziende tra l'Italia e l'estero, e il nostro tasso di occupabilità entro un anno dal diploma è pari al 70%, e questo 70%, l'ultima indagine che tra l'altro abbiamo messo sul nostro sito, questi ragazzi riescono a trovare occupazione nell'area complessiva dell'accoglienza turistica, quindi questo è un dato importante. Ecco, però vorrei sottolineare questo: in realtà le scuole hanno già dei rapporti con le aziende, ce li hanno già, uno appunto con la effettuazione di stage, e poi in particolare in Lombardia attraverso un progetto che vede coinvolto nella regione Lombardia, Asso Lombarda e l'ufficio scolastico regionale, e questi strumenti importantissimi che sono i comitati tecnici scientifici territoriali di area, dove aziende e scuola insieme determinano quali sono le competenze in uscita da un percorso formativo e che quindi sono immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Poi a maggior ragione per un istituto professionale, come dire, questo legame stretto col territorio non può che passare attraverso questi momenti. D'altra parte si sa anche che l'istruzione tecnica e l'istruzione professionale sono state recuperate all'interno della riforma, affidando loro un compito che è fondamentale, quello dello stretto collegamento con il territorio, in particolare con il settore produttivo. Se poi, per quanto ci riguarda, ma non solo noi, perché noi siamo stati i fautori della creazione di una rete di alcuni istituti alberghieri, noi abbiamo vinto il bando fisso, cioè questo è una, ne parlavamo prima con l'ideatore di questo progetto. Questa è una, come dire, opportunità straordinaria per le scuole, perché le scuole finalmente diventano intermediatori nel mondo del lavoro. Quindi i nostri ragazzi sono eseguiti dalla terza alla quinta come stage, e poi entro un anno dal conseguimento del diploma possono essere seguiti dalla scuola per quanto riguarda quello strumento di ingresso nel mondo del lavoro che è il tirocinio formativo. Ho portato qui, però ve lo dico a voce, l'istituto Porta come agenzia di placement ha concluso il 1° di ottobre un accordo con l'agenzia del lavoro di Ragusa, quindi un nostro studente attraverso la nostra intermediazione è riuscito a entrare nel mondo del lavoro. Comunque, per cercare di non appesantire il mio intervento, allora, cioè che cosa è necessario secondo me? Ecco, bisogna sviluppare e valorizzare le relazioni che esistono tra la scuola e il mondo del lavoro, la scuola e le singole aziende, ma in particolare, come dire, accolgo il suo invito, un rapporto con le associazioni di categoria, perché le associazioni di categoria potrebbero essere veramente il veicolo portante dell'allargamento a sistema di buone prassi che esistono sul territorio. Si può partire dalle realtà più virtuose e attraverso le strutture che voi avete si può estendere a tutto il territorio nazionale. Però penso che da questo punto di vista, al di là dei numeri che hanno la loro importanza, il nostro è un problema sostanzialmente culturale. Su questo, come dire, genericamente si parla della difficoltà di dialogo fra la scuola e il mondo di lavoro. In realtà, anche se a macchie di leopardo, ci sono realtà assolutamente importanti, anche di livello internazionale, che procedono in maniera egregia. Io mi sono scritto questo: ci vuole coraggio,
le aziende devono avere più coraggio nel pensare, anche attraverso gli strumenti creati con la riforma del mondo del lavoro, che aiutare un giovane nella formazione, nel completamento della formazione, non è più una spesa ma è un investimento. Perché se da un punto di vista culturale questo non cambia, noi avremo... Un'ora fa ho discusso con un grande imprenditore di livello mondiale e emergeva ancora una volta che a volte la gente non sono in grado di definire da sole quali sono le competenze in uscita, e da questo punto di vista, se le aziende si mettono a lavorare insieme alle scuole, questa sintesi si può assolutamente fare. Quindi io penso che ci voglia veramente coraggio, cioè noi di coraggio ne abbiamo da vendere, e ho finito, scusa. Quindi io dico, ci vuole coraggio, perché poi attraverso gli strumenti che noi abbiamo, i tirocini formativi, oggi un'azienda per un tirocino formativo da 3 a 6 mesi spende 500 euro, anche in periodi di crisi 500 euro si possono spendere per completare la formazione. Poi abbiamo anche l'apprendistato, che è uno strumento importante. Allora, la scuola è costantemente alla ricerca dei contatti, almeno per quanto riguarda l'istruzione professionale, l'istruzione tecnica, ricerca la collaborazione con il mondo imprenditoriale nel territorio su cui insiste. E da questo punto di vista, come dire, non lasciamo mai nulla di intentato, perché ci interessa assolutamente contribuire a migliorare quello che è il destino, non solo umano, ma professionale, dei nostri studenti. Questa collaborazione tra mondo delle imprese e scuola non solo è auspicabile, ma noi cerchiamo anche di approfondire e favorire. Intanto ringrazio il Preside che ha toccato dei punti importanti, chiamando anche in causa le associazioni che ovviamente non sono esenti anche da critiche, ci mancherebbe altro, o da autocritiche, visto che il tema della formazione è un tema importante, è un tema delicato, giustamente ricordava il Preside Malaspina, è un fatto culturale, oltre che ovviamente di costi, ma è un fatto molto importante. Noi dobbiamo tener conto, ma non è una scusante, del fatto che il nostro settore, il settore dei pubblici esercizi, è fatto da moltissime piccole imprese, addirittura a volte addirittura di livello familiare, dove peraltro si trova occupazione, e che rende tutto un po' più complicato, ma in questo entra in gioco il ruolo delle associazioni, delle associazioni territoriali o delle associazioni nazionali. Siccome è stato chiamato in ballo dal preside dottor Chiabrera, con l'esperienza di Italia Lavoro e con alcune iniziative che sono state fatte, credo che sia interessante sentire il vostro osservatorio. Sì, l'osservatorio mi piaceva dare a loro la possibilità di confrontarsi con le opportunità che oggi sono offerte. Come avete sentito, la scuola è impegnata in un programma che è rivolto agli studenti per aiutarli nel passaggio tra il periodo degli studi, l'ottenimento del diploma e il mondo del lavoro. È nato un programma che consenta a voi giovani di avere le informazioni e le notizie utili per l'ingresso al mondo del lavoro e soprattutto per i servizi finalizzati al mondo del lavoro. Tanto per darvi alcuni esempi, no? Prima l'assessore della provincia vi ha ricordato come la provincia di Milano sta investendo con dei programmi che hanno questo scopo. Il tema diventa come voi domani, tra una settimana, tra un mese, quando volete acquisire questa possibilità, come vi comportate, dove dovete rivolgervi per avere l'accesso a questi e come potete aderire al programma. A mio avviso questo è un passaggio determinante. La scuola con questo tipo di iniziative si sta mettendo nelle condizioni appunto di offrirvi le informazioni essenziali, al di là delle iniziative di incontro, una offerta che sto organizzando, per darvi la possibilità di scegliere e di comportarvi di conseguenza. C'è questa iniziativa, ricordavamo prima, la provincia di Milano. In questi giorni, in questo periodo, è anche aperta un'altra iniziativa promossa da Italia Lavoro che riguarda le botteghe di mestiere. È un programma che coinvolge imprese piccole e medie dimensioni italiane, in particolar modo della vostra regione, la regione Lombardia, e mette nelle condizioni i giovani di realizzare un'esperienza di tirocinio della durata di 6 mesi nel settore anche della ristorazione.
centro della ristorazione c'è una bottega aperta che è nella provincia di Milano e c'è un'altra che è attiva qui nella provincia di Mantova, un'altra che è attiva qui nella provincia di Milano. Come accedere? Sempre ormai sono i sistemi informativi che aiutano a fare questo, un sito dedicato all'Italia del Lavoro che attraverso un percorso, attraverso il progetto AMBA, vi mette nelle condizioni di poter vedere questa modalità e di potervi iscrivere. L'ultima osservazione, l'ultima riflessione da fare riguarda in questo momento l'impegno che il Ministero del Lavoro e lo Stato italiano, in collaborazione, in alleanza con la comunità europea, sta mettendo a punto per i giovani del nostro paese. È un programma che lo troverete dal mese di gennaio promosso, riguarda la garanzia per i giovani, il Guarantee in inglese, che consente a tutti e dà la possibilità a circa 2 milioni di giovani italiani della fascia d'età tra i 18 e i 25 anni in uscita dal sistema scolastico o che hanno perso il posto di lavoro, di partecipare a un'iniziativa promossa poi dalle regioni, organizzata dalle regioni con le province, per favorire una vostra esperienza lavorativa attraverso lo strumento del tirocinio. Quindi veramente un consiglio molto forte è quello di alzare le orecchie e dal mese di gennaio in avanti aggiornarvi o sentire o percepirci, informatevi rispetto a questo progetto. Ci sarà pubblicità, ci saranno informazioni che arriveranno sui giornali, sui siti istituzionali e altro, garanzia per il giovane. È un'opportunità che vi viene offerta, un'opportunità che per essere realizzata ha bisogno del contributo delle imprese che saranno chiamate a offrire opportunità di tirocinio. Aperta parentesi, oggi il tirocinio consente anche ai giovani che partecipano a questa attività di avere il riconoscimento della borsa di studio, che per la regione Lombardia sono circa 500 euro al mese per la durata del percorso di tirocinio. Comunque questo programma per essere realizzato ha bisogno del contributo delle imprese e soprattutto ha bisogno di un'organizzazione che vi consenta di fare questo. La regione Lombardia insieme alle strutture e servizi per il lavoro sono in grado di organizzare questo tipo. Questo è diverso. Ho provato a concentrare la mia mie informazioni, dare un contributo rispetto a cose concrete che stanno succedendo. Il tema importante rimane come la scuola, che è il punto di riferimento vostro nel momento in cui la state frequentando e state uscendo, vi aiuta ad avere queste notizie, cioè su quale sito internet devo andare, quale app devo scaricarmi per mettere sul cellulare, per uscire velocemente per le informazioni che mi servono. Ecco, che sta facendo? Che sta occupando a tutti i suoi lavori, cerca di entrare in dialogo velocemente con voi per darmi questo tipo di informazioni. Grazie, naturalmente poi faremo altri ulteriori approfondimenti, potremo domande anche, sono disponibili i nostri ospiti. Rimango da questa parte del tavolo, non le vogliono le signore, ma solo per una questione, con il presidente Somalanca della di ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana, perché credo che anche ALMA offra, anzi non credo, sappiamo, offre una serie di opportunità soprattutto per i giovani che sono interessanti e soprattutto che riguardano questo nostro settore. Quindi io lascerei la parola a lui per un intervento. ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana, è sostanzialmente un master che segue il percorso scolastico che voi fate da Draghieri. Questo almeno è come è nata 10 anni fa, con 17 allievi, oggi ne ha 2112 quest'anno, e occupazione 100% quando escono, unicamente perché facendo quello che è stato detto prima dall'assessore, centriamo esattamente la professionalità richiesta a quello che viene alla richiesta. Se la richiesta di professionalità nella ristorazione, nella cucina, è di avere dei cuochi, noi formiamo cuochi, ma cuochi finiti, non chef, perché il chef casomai lo diventa, ma cuoco finito. Ed è quello che vogliono oggi i nostri ristoranti in Italia e all'estero. C'è un grande boom di cucina italiana in Italia e all'estero. Il mondo occupazionale dei nostri allievi è il mondo. Abbiamo allievi alle Hawaii, e abbiamo allievi in Giappone, in Australia, Nuova Zelanda, Italia, tanti. Che cos'è che fa ALMA? Fa questo corso in superiore dove per 8 ore al giorno si fa, per 5 mesi, si fa cucina. Si impara, se uno ama fare cucina, se uno ama e vuole diventare un cuoco,
noi lo formiamo con le fatiche che dovrà, per farle capire anche professionalmente cosa vuol dire fare il cuoco. È un'esperienza fantastica, abbiamo avuto molti allievi nei vostri istituti, sia dal Della Porta che dal Vespucci, ne abbiamo tuttora. Prima se mi davano i numeri, forse me li danno. No, non te la vedo. E abbiamo però molti allievi anche da parte delle vostre scuole, perché il nostro bacino normale erano le scuole alberghiere. Oggi con la moda della cucina, devo dire che ci sono, e con la crisi, cioè abbiamo allievi che vengono a 27-28 anni dopo una serie di esperienze professionali purtroppo infelici, vengono da architettura, vengono da filosofia, vengono da lauree che non hanno raccolto un poco lavorativo, grandi passioni, perché occorre per la cucina avere una grande passione, altrimenti è un mestiere piuttosto duro. Quando cominciamo i corsi diciamo sempre che fare il cuoco vuol dire lavorare quando gli altri si divertono, quindi non è tutto master chef, sono lavori in piedi, lavori al caldo e lavoro quando gli altri si divertono, però per chi ha questa passione è una grande professione. Tra altre cose è un grande viatico per far conoscere l'italianità nel mondo, perché assieme alla moda, assieme alla Ferrari, la cucina italiana oggi è il miglior viatico di italianità positiva nel mondo. Alma è collegata con 19 scuole internazionali nel mondo, dalla Canada, dagli Stati Uniti, Brasile, Argentina, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Corea, eccetera, eccetera, che mandano loro studenti da là a fare corsi di professionalizzazione di cucina italiana in Italia, perché la cucina italiana non può che impararla in Italia, perché è basata sui prodotti, noi abbiamo la cucina regionale, abbiamo i prodotti, se non si conoscono i prodotti non si può fare cucina. ALMA è un'entità che oggi ha uno sviluppo molto importante, è una scuola molto seria e molto rigida, ma credo che il vantaggio di quelli che abbiamo avuto noi è proprio quello di centrare il prodotto. Lo stage viene fatto presso tutte le scuole, sono grandi ristoratori italiani, per lo più stellati, maggior parte stellati, come avete visto prima, insomma, sono un po' tutti, e anche questo è un fatto formativo. Cos'altro dire di ALMA, della scuola? Nasce 10 anni fa perché c'è stata un'intuizione 10 anni fa da parte di chi l'ha fondata sul fatto che ci fosse la necessità di tenere viva la cucina italiana. Ed è vero, perché la cucina italiana sta morendo, all'estero era già morta, perché la tradizione italiana portata fuori dai nostri emigranti, che poi non erano cuochi, ma era gente che faceva cucina in casa, quindi non aveva un'esperienza di un cuoco, non è stata trasmessa ai figli, la cucina italiana nel mondo stava diventando oggetto così di gestione da parte di tutte altre etnie che non avevano niente a che fare con la nostra cultura, e tutto questo sta dando un grande danno alla nostra cucina. Stessa cosa succede in Italia, dove i figli dei ristoratori non continuano a fare i ristoratori, almeno non continuavano, perché pensavano che fare l'avvocato fosse meglio. Dato che adesso gli avvocati sono tutti disoccupati, gran parte i giovani laureati e avvocati sono disoccupati, oggi la cucina sta diventando una grande professione e soprattutto diventa una professione che offre un posto di lavoro. Questo vale per la sommellerie. Oggi c'è una grande richiesta anche in sommelier, nelle grandi catene ad esempio internazionali, nelle navi, ci sono tutta una serie di attività. Certo che ci vogliono dei giovani come voi, perché quelli che abbiamo noi sono ragazzi come voi, che abbiano voglia di farlo, capacità, è un investimento, bisogna avere il coraggio anche di affrontare delle sfide importanti, però vedo che quando poi finiscono, se hanno la grinta giusta, se hanno il talento, molti riescono a ottenere dei risultati che non sono quelli dei master chef, che non è cucina, sono spettacoli, quello è spettacolare, ma sono quelli dei grandi cracco, dei massimo cultura, o questi personaggi che sono diventati non dei vivi, ma dei grandi professionisti, e che danno un'immagine all'estero dell'Italia di cui avremo un gran bisogno. Io cerco di dare qualche stimolo più che fare un discorso, quindi mi fermo. Bene, grazie Presidente. Intanto volevo dire, lo ha detto in apertura, oggi noi abbiamo iniziato uno show cooking junior chef, quindi il nome richiama un po', che è un concorso che con gli alunni dei quarti e quinti della scuola Carlo Porta, e oggi si sono cimentate già 2 squadre e le vincenti, le squadre vincenti della graduatoria finale
avranno la possibilità, saranno fortunati, di sperimentare uno stage di una settimana proprio presso la scuola Alma, e quindi potranno verificare con mano quello che dice il presidente Malanca. Solo un'osservazione, perché la maggior parte dei nostri studenti vengono per passaparola. Il 60% dei nostri allievi vengono per il passaparola. Certo, questo è un dato importante che poi magari è anche interessante per affrontare certe tematiche. Volevo solo dare un dato, sono le previsioni, cioè Excelsior, l'istituto del Ministero, fa, del New York Camera, chiedo scusa, fa delle elaborazioni chiedendo che tipo di attività si vorrà svolgere o quale professione è necessaria nel futuro. Beh, pensate che tra il 2013 e il 2017 187.700 professioni sono dedicate all'attività della ristorazione, è quella che ha il più alto appeal. Ovviamente sono previsioni, non è detto che si avvereranno, ma potrebbe darsi invece che siano anche di più. Quindi questo è un altro aspetto importante. Siccome dobbiamo parlare anche con i rappresentanti di G-Group, che sicuramente questi numeri li conoscono meglio di noi, ecco, vorremmo sentire anche da una società di lavoro privata, che però poi si interfaccia, credo, con degli aspetti che riguardano il pubblico, ecco, come viene vissuto questo aspetto. Abbiamo la dottoressa Santoro, che si occupa prevalentemente di recruitment, e la dottoressa Ambra Di Miceli, che invece segue più da vicino, credo, il nostro settore, se ho capito bene. Quindi vi chiederei di interfacciarvi tra di voi, come sicuramente sapete fare. Beh, anzitutto mi volevo salutare, visto che siete la maggior parte sono studenti, e questo è già molto bello, no? Perché vuol dire l'interesse da parte dei ragazzi stimolati dalle scuole a venire a incontri di questo tipo, che mi mettono a contatto anche con le aziende, con quello che sarà il nostro futuro. Condivido tanto di quello che ha detto il vostro preside Malaspina, perché una delle strade che dobbiamo percorrere per far sì che giovane nel momento in cui esce da scuola possa avere delle opportunità lavorative passa dalla collaborazione tra aziende come la nostra, come le agenzie per il lavoro, ma anche altre, e la scuola. Cioè, solo se noi andiamo a veramente mettere in atto quelle che sono già le politiche che abbiamo a disposizione, i comitati tecnici scientifici, abbiamo modo, aziende e scuola, di parlare lo stesso linguaggio e di creare un percorso per voi che sia il più possibile vicino a quella che è l'aspettativa dell'azienda. Purtroppo non sempre i dati tecnici e scientifici sono stati, diciamo, avviati nelle scuole, perché forse si è persa quella che è la collaborazione, cioè della collaborazione, cioè del fatto di mettersi intorno a un tavolo e dire all'azienda, proprio nell'ambito della ristorazione, delle torri o delle hotellerie, ho bisogno che il ragazzo in uscita abbia queste competenze. E la scuola ha anche quella autonomia, quel spazio di autonomia per andare a rivedere quello che è il percorso formativo e inserire dei momenti dove quelle competenze in uscita possono essere acquisite. Pensiamo anche ai percorsi di alternativa. Cioè, secondo me, voi dovete oggi pretendere sempre di più dalle scuole, ma dalle aziende, di darvi delle possibilità di stage e di percorsi di alternativa al lavoro che siano seri e professionalizzati. Uno stage deve essere uno stage formativo, uno stage che vi garantisca di imparare fino a quando sul campo, e il percorso di alternativa al lavoro ancora di più. Perché staccarvi dalla scuola, non fare ore di classe per andare in azienda e imparare sul campo alcune competenze, penso che sia una cosa più interessante, più stimolante, che abbiate in mano. E questo dalle scuole lo dovete anche pretendere. Quindi che il percorso di alternanza sia offerto dalle scuole sicuramente ai bravi
perché è un modo più per imparare e quindi per consolidare le competenze che hanno, ma anche tra virgolette a quelle. Ma voglio, così se ne interrompo solo, voglio recitare la parte del cattivo, e quindi, ma è vero che quando fate i colloqui, le selezioni per le aziende, è una delle cose che molto spesso vi viene chiesta da parte dei giovani, che vedete, è quanto si guadagna, quanto dura il lavoro, ma che si lavora pure la domenica, è vero questo o è una leggenda metropolitana, visto che stiamo qui? La mia collega Afra mi potrà dire anche, no, queste risposte, di queste domande che vengono fatte dai ragazzi, però diciamo che non vogliamo fare il tutto, no? Come in tutte le situazioni ci sono sicuramente ragazzi che compiono queste domande, però ce ne sono anche tanti altri molto motivati, ed è giusto che abbiano dei percorsi anche di stage che siano formativi e dove veramente si fa qualcosa. E come dicevo, l'alternanza è uno strumento importantissimo che la scuola ha, cioè sempre. Cioè sull'alternanza avete modo di andare a definire con l'azienda alcune cose, perché io penso che il percorso di informale possa pensare di arrivare a chissà quel progetto, però andare a definire con le due o tre competenze tecniche e con le due competenze trasversali che il ragazzo deve avere prima di cui approccia l'azienda. Cioè secondo me ormai la formazione per competenze è la strada che dobbiamo percorrere, e su questo le aziende vi possono aiutare andandovi a dire quello di cui hanno bisogno. Nel momento in cui si vanno a definire due o tre competenze anche trasversali che la persona deve acquisire, poi è più semplice progetto, tutto degli strumenti che garantiscono il controllo della posizione della competenza, e nel momento in cui il ragazzo esce dall'alternanza, dopo aver fatto degli stage ed esce da un percorso di 5 anni, lavorando in questo modo oltre che in aula, sicuramente ha maggiori probabilità di trovare un'opportunità lavorativa perché ha quelle competenze che la tecnologia. Quindi, secondo me è una delle strade che noi abbiamo e dobbiamo percorrere, e noi aziende dobbiamo metterci a disposizione delle scuole per lavorare insieme sulle competenze, come quali sono gli strumenti per monitorare la produzione della competenza, perché è fondamentale. Educativo anche delle aziende, delle imprese. E cito una cosa che non ha niente a che fare di per sé con quello che lei ha detto. All'estero è normale che quando un ragazzo manda un curriculum o fa una richiesta di domanda di lavoro, gli si risponde. Comunque si risponde tendenzialmente, in Italia non si risponde mai. Se si avvicina, se non le dispiace. Qualcuno che mi conosce, sono la Vornia, collaboro da molte scuole di formazione e sentivo da un bel po' un po' di cose che mi hanno piaciuto. È giusto che le aziende rispondano ai curriculum e alla risposta educazione. Io personalmente lo faccio con chiunque, ho un ordine automatico almeno. Ho appena aperto un'azienda il 29 luglio e ho fatto le email a tutte le scuole di cantiere di Milano e provincia facendo presente di rendere partecipe almeno ai colloqui per inserire i ragazzi
nei nostri ristoranti, ho avuto zero risposte dalle scuole. Zero. Se qualcuno mi può rispondere. Io logicamente devo intervenire perché in qualità di azienda. Normalmente in Italia non risponde, questo è dico. Poi è chiaro, c'è qualcuno, c'è in Italia che risponde e anche all'estero c'è qualcuno che risponde, ma la norma è questa. No, ma dico, perciò quindi stiamo parlando un po' di cose che non vanno in generale, credo che si debba andare a monte del problema. Cioè un'azienda che vuole rendere partecipi i giovani a un colloquio di inserimento nella nostra azienda e nessuna risposta alle mie email, che è una cosa gravissima, non dico tanto quanto l'inserimento, ma almeno l'educazione di non siamo interessati, non abbiamo tempo, piuttosto che non parlo del Carlo Porta, perché ho avuto direttamente una telefonata con le persone del Carlo Porta e quindi non possiamo rispondere per gli altri. Però è stato tirato in ballo anche il ruolo delle associazioni, che certo le aziende o le associazioni per esse non è che si sottraggono al fatto, lo dicevo già credo in apertura, che vi sia anche la necessità di una maggiore coesione, anche formazione. Noi stiamo pensando anche a percorsi di formazione, chiamiamola così, manageriale, ma che tra le altre cose investa anche l'aspetto della formazione, perché culturalmente è qualcosa che nel nostro paese, come ricordava l'assessore, ma probabilmente in alcuni settori più che in altri, ha bisogno di essere continuamente stimolata. Vorrei che da parte del gruppo del Consiglio si completasse il giro. Grazie. Allora, io mi ero segnata dei dati da cui partire. In realtà, da quello che è emerso nella discussione, la prima domanda la vorrei fare a voi, così magari, perché avete scelto di fare l'alberghiero? Cioè, la domanda è, l'ho scelto perché c'è tanta pratica e magari studio un po' di meno? Magia, perché tante scuole fanno studiare tanto quanto, anche di più, no? Questa l'abbiamo avuto modo di conoscere facendo l'orientamento in alcune delle vostre scuole. Perché l'avete scelto? Perché come diceva il presidente di Anima, la passione è la base di tutto, che lo facciamo nel servizio di sala, in cucina, a un ricevimento, all'housekeeping. Perché? Cioè, davvero, io vorrei capire perché. Io tutti i giorni mi interfaccio, no? Io sto un po' in mezzo tra voi e le aziende, no? Cioè, tra chi cerca un lavoro e chi lo offre. E tante volte mi trovo in difficoltà perché riscontro poca flessibilità da parte dell'azienda e poca flessibilità da parte invece di chi cerca il lavoro, no? Con poca flessibilità da parte di chi cerca il lavoro cosa intendo, no? Quello che diceva prima il dottor Moretti, ovvero ma il sabato e la domenica devo lavorare, sarà in ospedale, però gli infermieri e i medici sabato e la domenica, sì, ok. Quindi se tu scegli un lavoro di ristorazione, di ospitalità, il sabato e la domenica certo si lavora, ma fino a che ora? Anche qua, cioè se io ho in mente di lavorare fino alle 18, forse ho sbagliato indirizzo, forse ho sbagliato mestiere. È bello avere in testa di fare l'F&B, cioè è bello perché l'ambizione ci porta, no? Cioè è la motivazione che ci conduce poi al raggiungimento dell'obiettivo, però bisogna anche avere in mente che per arrivare a essere un F&B ci sono degli step intermedi che per forza devo andare a praticare, se no io lì non ci arrivo mai, ok? Si è parlato della lingua inglese, c'è una carenza fortissima, le aziende mi recriminano ogni giorno che c'è carenza di lingua inglese. L'inglese, sappiate, che non ve lo chiedono neanche più perché è scontato come la lingua italiana, cioè non mi dicono deve sapere l'inglese, mi dicono deve sapere il russo, deve sapere l'arabo, deve sapere il cinese, cioè questo che mi chiedono oggi, non l'inglese, perché l'inglese è italiano, cioè. Ed è vero che costa, cioè sono d'accordo, però costa anche magari 20 euro che spendo per andare a ballare o la mia giacchetta di Yujo. Quindi quanto siamo disposti noi a risparmiare per investire sulla formazione? Cioè questo parte anche da voi, no? Magari risparmio qualcosina non comprando l'Abercrombie e accantono magari perché d'estate mi vado a fare
giretto a Londra, no? Cioè, si parte anche, cioè, io cerco di essere abbastanza concreta, no? Perché poi è quello che succede tutti i giorni, no? La tua azienda, è vero anche che spesso non si ha il tempo o la voglia, e non è per tutti, di investire sulla formazione. Tante volte a me chiedono persone che siano già formate, no? Che magari sulla sala, quando uno esce da scuola, benché ci siano gli stage, benché ci siano proprio le lezioni di come si fa un servizio, è ovvio che la persona che ha 19 anni esce da un alberghiero non ha la stessa dimestichezza sulla sala, sul ricevimento, sulla cucina, rispetto a chi magari sono già 2-3 anni che fa questo mestiere qua. E tante volte le aziende dicono no, però mandamelo che l'abbia già fatto, mandami una persona che questo mestiere comunque almeno 6-12 mesi insomma l'abbia fatto. Perché? Perché ne ho bisogno adesso. Noi spesso veniamo chiamati in causa proprio per questo target di persone, no? Perché i neodiplomati hanno quasi sempre un passaggio diretto, grazie al cielo, tra scuola e azienda, attraverso gli stage che vengono fatti durante l'anno, quindi le persone più meritevoli. E questo ve lo dico come input per quando fate gli stage: siate bravi, siate propositivi, spendetevi. Perché? Perché le persone più in gamba vengono segnate e poi magari chiamate alla fine di un percorso. Quindi, cioè, il messaggio è difficile, cavoli, è difficilissimo, cioè, non, però quello, cioè, io poi adoro questo settore, cioè io lavoro tutti i giorni in questo settore, quindi quello che a voi serve è la motivazione e la passione e la voglia di lavorare per fare strada, per sperimentare questo settore. Quindi, cioè, il primo punto di partenza siete voi. Cioè, questa è una cosa che dovete avere in testa. Poi la tua azienda, è vero, l'azienda potrebbe essere più performante sulle risorse giovani. Come dicevano prima, non è una perdita di tempo avere un giovane, ma è un investimento, perché se io me lo cresco a mia immagine e somiglianza azienda, posso tirar su una persona che mi rende, che mi dà la produttività, parola del 2013, no? Dobbiamo produrre tutti, ok? Quindi è questo che vi dico. C'è un gap tra chi cerca lavoro e chi lo offre? Sì, può essere colmato, proviamoci, cioè gli strumenti ce li abbiamo. È un po' questo. Grazie. Allora, intanto ringraziamo il... dopo riusciamo a collegarci con Atene, e quindi ringraziamo comunque il Presidente dell'Ente Bilaterale non solo per l'iniziativa che ha voluto sostenere in maniera forte. L'Ente Bilaterale, tra l'altro, del quale qualcosa so anch'io, come dicevo, si sta occupando, sta cercando di fare un po' da collante tra molte di quelle delle esigenze che sono state in questo dibattito avvertite, no? L'esigenza di conoscere dove va il lavoro, dove c'è il lavoro, dove viene la domanda, e l'ente bilaterale può svolgere un ruolo fondamentale in questo senso, e devo dire che è quello che sta cercando di fare, è quello che cercherà di fare. Prima di dare anche spazio a qualche altra domanda, volevo soltanto segnalarvi due cose, poi magari chiedere qualcosa all'assessore su questo tema. Il professor Maurizio Ferrera, che è docente di scienze sociali, politiche sociali dell'Università di Milano, recentemente su Corriere della Sera ha detto che le nuove formule contrattuali avrebbero dovuto essere accompagnate da un potenziamento dei servizi per l'impiego, da moderni ammortizzatori sociali di natura universale, da politica volta ad accrescere la qualità del lavoro. La flessibilità avrebbe dovuto riguardare tutti, intaccando rigidità e privilegi che esistevano solo in Italia. Se il mercato del lavoro italiano ha deragliato dai binari tracciati dal 2003, cioè la legge Biagi, la colpa è di riforme non fatte. Ora, c'è da dire che proprio recentemente il governo ha fatto una riforma, una sorta di cabina di regia per quanto riguarda l'incontro domanda offerta, ma io voglio spezzare una lancia a favore delle amministrazioni in questo caso, perché vi voglio leggere due dati.
In Germania oltre 115.000 persone si dedicano del pubblico, sì, del servizio pubblico, si dedicano all'incontro domanda-offerta. E molti operano a stretto contatto con le aziende. La Gran Bretagna, che viene considerata una nazione liberista, quindi ne impiega circa 100.000, in Italia ne abbiamo 10.000. Allora cerco di lanciare un assist all'assessore, se ci voleva, ma non credo, e quello che viene fatto in certi territori è già un grosso risultato, che non significa che non si possa fare meglio. E su questo bisogna aprire un altro convegno, perché non è il caso di approfondire. I dati sono reali, sono questi. In Italia sui centri per l'impiego, sia in termini di numero di personale che di risorse economiche, impieghiamo un decimo di Francia, Germania e Inghilterra. È un dato oggettivo. Dopodiché non è detto che se ce ne mettessimo altri in tutto, spesi bene, qualunque sistemismo. Ma è un po' il problema in genere sulla spesa pubblica. È vero, c'è un problema di spesa pubblica in generale, poi si scopre che i dipendenti pubblici in Italia sono meno che in Francia, meno che in Germania, meno che in Inghilterra. Allora, il problema non è il numero, il problema evidentemente è di rendere i servizi più efficienti, il problema è, bisogna dirlo, che nel nostro paese c'è una ripartizione per esempio dei dipendenti e dei servizi lungo tutto il paese che non è omogeneo, diciamo questo, senza voler andare oltre. Noi abbiamo cercato di fare politiche attive del lavoro innovative, quindi su tutto il problema della disoccupazione, comunque del lavoro, non solo cercare di difendere il posto di lavoro, ma far incontrare sempre di più la domanda e l'offerta. Adesso non voglio su questo dilungarmi, ma insomma sono stati fatti alcuni interventi particolari. Ne cito uno, ma mi serve per ricollegarmi a un'opportunità che volevo, cioè tutti conoscete, ma che volevo rilanciare. L'evento Expo. Allora, ne sentiamo parlare, verranno un sacco di visitatori, chissà quanti, non lo so come andrà a finire. Io tendo a fotografare le cose. Allora, l'azienda che sta realizzando il sito fisico di Expo, quindi è un'azienda di edilizia industriale, ha suoi dipendenti, aveva bisogno di incrementare l'occupazione, faceva fatica a trovare in un settore, tra l'altro, che è il settore più in crisi di questi ultimi due anni, che è il settore dell'edilizia, dove molti lavoratori sono stati espulsi dal mondo del lavoro, eppure faceva fatica perché le professionalità non corrispondevano esattamente. Siamo stati coinvolti, abbiamo fatto una ricerca di personale e dei brevissimi percorsi formativi, abbiamo ricollocato nel giro di 15 giorni 100 persone per questo tipo di attività. Per cui è importante questo modo di rapportarsi rispetto all'esigenza concreta. Ma in generale volevo dire appunto che Expo, soprattutto per voi che siete a 4-5 anni, state finendo, e quindi le scuole, ma le istituzioni eccetera, su questo tema credo che dovranno mettere in campo degli strumenti per far incontrare la domanda offerta. Noi stiamo monitorando la situazione di assunzioni legate a Expo, cioè le aziende che assumono, siccome ogni assunzione ci viene comunicata, abbiamo chiesto dall'anno scorso che ci dicano se l'assunzione è legata a Expo, cioè se non ci fosse stata Expo non avrei fatto questa assunzione. Manca ancora un anno e mezzo, quindi è chiaro che il grosso delle assunzioni avverrà a ridosso dell'evento. 2.000 assunzioni circa sono state comunicate come legate all'evento Expo. E la cosa interessante come settori è che ovviamente ci sono dei settori come i servizi di supporto alle aziende piuttosto che l'edilizia, perché in questo momento c'è tutta la parte di realizzazione, ma gli altri due settori particolari sono proprio la ristorazione, bar e servizi di questo tipo, che hanno avuto un numero di assunzioni legate all'evento Expo già significativo. E fra l'altro con delle assunzioni anche questo ci ha un po' sorpreso. Insomma, Expo dura 6 mesi, quindi l'idea è assumo per il periodo prima e per i 6 mesi. Infatti una delle cose che noi vogliamo anche monitorare è quanti lavoratori vengono assunti, perché poi di colpo finito Expo sono tutti lavoratori che si troveranno in teoria senza lavoro e vanno a compagnia.
Ecco, quasi il 40% invece di queste assunzioni sono a tempo indeterminato. Vuol dire che ci sono delle aziende che stanno assumendo, diciamo, finalizzata Expo, ma pensando che questa attività che con Expo ci sia una prospettiva per l'azienda, per il lavoro che poi vada oltre. Credo che questo sia positivo, uno dei settori è questo, è importante, noi stiamo colloquiando con la società Expo che si occuperà, perché in particolare per i prossimi due anni scuole, istituzioni e aziende possano su questo tema colloquiare, perché è una grande opportunità. C'è un tema importante che si inserisce in questa discussione dell'occupazione nel nostro settore, ed è quello del fatto che, come pur essendoci una forte componente di lavoro a tempo indeterminato, vi è anche una forte stagionalità nel nostro settore, e quindi ci possono essere lavoratori giovani e meno giovani che possono avere dei momenti, chiamiamoli così, di non lavoro. Ora, forse può rispondermi il dottor Chiabrera a questo, e cioè, noi nel nostro sistema, o almeno nella mentalità che è prevalsa fino a pochi anni fa probabilmente, ci prendevamo in carico, dico come collettività, questi lavoratori con interventi di sussidio. Mi pare che però, come politica che viene portata avanti da Italia Lavoro, anche con alcuni progetti, c'è quella non solo della presa in carico, ma di accompagnare quell'eventuale lavoratore che è fuori momentaneamente per formarlo, per aiutarlo con dei progetti specifici, e poi una sorta di placement, insomma, sì, che non solo voi fate, ma anche mi pare che con alcuni progetti. Sì, ci sono questi programmi, il tema però non riguarda tanto i giovani, no, nella loro fascia di età, riguarda più che altro le persone che vengono espulse dal mercato, ecco, in quella direzione. Però volevo fare ancora prima una battuta e una riflessione sulle cose che venivano dette prima. Come avete sentito prima dall'imprenditore che ha parlato, c'è anche una difficoltà molto forte da parte delle imprese nel venire a contatto col sistema che offre servizi per il lavoro. Quindi, come dicevo prima, cercate attraverso la scuola di entrare in contatto con coloro che sono gli intermediari, di centri pubblici, provinciali, di agenzie che lavorano sul territorio della Lombardia. E questo è un elemento fondamentale. Il curriculum, la vostra esperienza, la vostra competenza deve trovare dei canali attraverso i quali arriva in contatto con le imprese. Ma avete sentito anche un'impresa con quale fatica ha nel trovare i curriculum e le persone. La cosa che mi veniva chiesto adesso fa riferimento a tutto ciò che riguarda nuovo sistema previdenziale assicurativo del nostro paese. Nel momento in cui una persona entra nel mercato del lavoro, ha un periodo di esperienza lavorativa lungo, più o meno lungo, però almeno significativo, e al termine di questo periodo si trova in situazione di disoccupazione. A questo punto il nostro paese prevede, il sistema paese prevede un'assicurazione sociale che si chiama ASPI, che è l'assicurazione sociale per il lavoro, per l'impiego, che sostituisce la disoccupazione, e riguarda anche le fasce d'età dei giovani, perché se voi avete un contratto di lavoro che supera un certo periodo, sembra intorno all'anno e mezzo, due anni, avete modo di accedere a questo tipo di contribuzione attraverso i servizi pubblici e l'INPS. La norma e le politiche del lavoro prevedono che le persone, oltre a percepire questo sostegno al reddito paragonato al reddito di lavoro precedente, abbiano anche dei servizi di ricollocazione, di cui la componente formativa è determinante. Quindi viene da fare con voi questa riflessione, ogni tanto mi capita di ripeterla. Come tutti conosciamo, la modalità attraverso la quale si ottiene la patente, si ottiene la carta d'identità, si fa un passaporto, cioè si diventa cittadini in qualche modo in questo paese, oppure si arriva in banca, si fa il conto corrente. La domanda che dobbiamo porci, che dovete voi porvi, è quante informazioni ho di esercitare il mio diritto di essere un cittadino che è alla ricerca di lavoro. Quindi con quali servizi, a quali servizi mi devo rivolgere e in che modo mi devo rivolgere per avere questo tipo di aiuto. In Regione Lombardia ci sono i servizi pubblici che svolgono questa funzione, organizzati e gestiti dalle province, e ci sono anche i servizi che la Regione ha proposto attraverso il sistema di accreditamento delle autorità. Ecco, la cosa più importante è avere nella propria memoria che esistono questi interlocutori che vi possono dare questa cosa, e questi interlocutori sono quelli che gestiscono le politiche attive nell'ambito dell'assicurazione sociale. Volevo tornare un attimo con la società G-Group,
per cercare di capire in che modo, diciamo, prima avete dato anche dei consigli, no? Come si devono comportare, ma voi svolgete anche un ruolo di formazione, perché noi sentiamo spesso le aziende dicono, ovviamente non riferite a voi, anzi gli esclusi presenti, come si dice in questo caso, sì, però arrivano da noi delle persone che non hanno una preparazione o hanno una preparazione generica. Da noi, quindi nel primo esercizio, negli strati, questo credo che sia un fatto acclarato, è necessaria una competenza specifica. Ecco, su questo ci potete dare almeno riferita anche al nostro settore, c'è qualche, ci sono iniziative? Prego. Allora, noi come agenzia per il lavoro abbiamo un fondo che si chiama Formatemp, dal quale attingiamo per fare la formazione professionale. Formazione professionale cosa vuol dire? Vogliono dire dei corsi di durata indicativamente di solito di 5 giorni, facciamo le classiche 40 ore, dove andiamo a identificare una mansione, addetto al breakfast, di solito per l'hotellerie, comidi sala. Per 40 ore si va in una struttura che decide di ospitarci, che ci offre dei capi servizio, il famoso F&B piuttosto che Red Barman, piuttosto che non so, il Metro, che vi formano a seconda un po', diciamo anche la verità, di quella che è lo standard della struttura che vi è l'ospitante. Questo processo ovviamente non vi porta a essere operativi, quindi a servire un cliente, ma vi porta ad acquisire una competenza tecnica, una competenza teorica, e magari anche poi al termine di questa esperienza formativa, che non è retribuita, ma che non vi costa niente se non l'impegno delle 40 ore, magari ad avere qualche servizio in questa stessa struttura. Quindi, diciamo che è bivalente, da una parte magari posso fare esperienza in una struttura, dall'altra posso magari, se sono stato bravo, se mi è piaciuta, se sono emerso dal gruppo, di solito si parla di 10-12 risorse ogni formazione professionale, magari mi sono messo in mostra e qualche servizio lo faccio. Succede questo, non è da dire che si fa una formazione e nessuno mai viene richiamato. Certo, 10-12 persone, per darvi dei dati, magari un 50% viene poi chiamato per fare dei servizi, però iniziamo su 10 persone ad averne 5 che cominciano a fare un servizio di breakfast, un servizio di bar. Quindi noi come agenzia per il lavoro facciamo questo, e facciamo anche un altro tipo di formazione, però questa a fronte già di un inserimento lavorativo, che è quello che si chiama on the job, ovvero una formazione che l'azienda durante già il percorso di lavoro decide di fare, decide di formalizzare. Quindi gli strumenti formativi ci sono, vanno sfruttati, le aziende che ci consentono di fare questo ci sono, e sono le strutture alberghiere di solito, la possibilità ve la danno, perché no? Preside, sì, e poi passiamo alle domande, volevo sentire, Preside, una domanda al Preside, ma poi al Presidente Manca, poi lasciare spazio e poi magari fare un giro proprio veloce di conclusioni con interventi finali da parte vostra. No, chiedevo al Presidente, leggevo dei dati, ma credo che siano attendibili, che gli studi professionali hanno raccolto adesioni per il 19,6% rispetto probabilmente alle preferenze degli studenti, e di questi i nostri settori, quindi l'enogastronomia, e noi ci teniamo ogni tanto, voi dire sempre alberghieri, ho sentito, ma mi pare che siano servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, le nuove scuole. L'enogastronomia è importante, direi che va sempre, siamo forse noi primi a doverlo ricordare, lo ricordavamo stamattina anche nel dibattito che si è fatto in mattinata. E quindi è un indirizzo anche quello molto, molto richiesto. Che succede poi quando si sente parlare anche del, magari non sarà il caso del Carlo Porta, perché ho letto l'indagine che avete fatto e i risultati sono positivi, però probabilmente lei si sarà confrontato anche con altri colleghi, con il MIUR. Che succede poi se in questo settore c'è una dispersione?
è colpa, tra virgolette, dello studente che ha sbagliato indirizzo, della scuola, o anche del mondo del lavoro, quindi delle imprese nel nostro caso, che non sono così recettive alle esigenze dei La sua domanda va divisa in due. Noi abbiamo una influenza, tra virgolette, negativa, dovuta a tutti questi show televisivi sulla cucina, perché tutti improvvisamente pensano di poter fare addirittura gli chef, ma non partire da fare i cuochi. Ecco, questo determina, è una espressione abbastanza importante, perché noi nel passaggio tra le prime e le seconde abbiamo una dispersione che va dal 28 al 30%. Un po' dovuta al fatto che la scelta non era quella più giusta, no? Da parte delle famiglie. Un po' perché poi in realtà quando c'è un passaggio, questo non si vede, ma quando c'è un passaggio dalla scuola media alla prima superiore, quindi c'è un nuovo ambiente, un nuovo modo di studiare, una richiesta immediata di autonomia, una questione dei tempi dello studio e quant'altro. Quindi, come dire, c'è questo primo problema di una scelta che non è proprio popolata, e lei ha detto bene che la preghiera viene identificata come scuola di cucina. In realtà no, noi abbiamo tre settori: la cucina, la sala, cucina, pasticceria adesso, la sala e l'accoglienza turistica. Quello che noi facciamo è, come che poi i ragazzi fino ai 18 anni sono soggetti, fino ai 16 all'obbligo scolastico, ai 18 all'obbligo formativo, di riorientare i ragazzi per tempo, in modo che poi, per dire, anche se è perso qualche mese di scuola o a volte un anno scolastico, possano poi trovare la loro giusta collocazione in un altro indirizzo di studio. Dal punto di vista professionale, invece, devo dire che sostanzialmente non so come la tecnica si aiuta molto a completare le competenze professionali dei ragazzi. Presidente Palanca, io ho letto sul vostro sito l'esempio, che è una frase poi di Marchesi, che dice: l'esempio è la più alta forma di insegnamento. Ora, senza voler nulla togliere ai professori che ovviamente insegnano, e credo dia anche l'esempio, però mi pare che aver messo questa cosa nel sito, comunque una frase di Pontiero Marchesi, significa che è molto importante nel nostro lavoro, nel lavoro che poi questi ragazzi andranno a fare e nei rapporti che voi avete con far capire quanto sia importante questo lavoro, oltre che l'insegnamento, è anche l'esempio, quello che possono fare le famiglie, non è per far vedere, non so se sei d'accordo. Sì, Gualtiero Marchesi, che è il nostro rettore, non so chi lo conosca, comunque è il più importante cuoco italiano, è il padre della cucina italiana, è il polpo cucina italiano, ed è una persona che ha 83 anni e ha una vivacità che io auguro di avere a tutti voi, una curiosità e una voglia ancora di fare che è incredibile. E quindi è un esempio che quando parla con i giovani, anche quando parla con me, è uno che gasa in un qualche modo, no, di più gasa, proprio perché ti sembra che una cosa tutto fattibile, pieno di idee evoluzionali. Ecco, questo fa parte dell'esempio, però lui giustamente porta l'esempio, quello serio, perché nelle cucine, adesso qui parliamo di corsi di cucina per quanto riguarda Anna, ma parliamo anche di corsi di manager della ristorazione, parliamo di corsi di sommelierie, corsi di pasticceria, sono tutte cose dove all'interno lo chef in cucina, dove si lavora in brigata è un termine militare, ma nelle cucine è un ambiente militare, si saluta lo chef, si dice sì chef, ma lo dicono, cioè, c'è una regola, si impara a rispettare le regole finché poi insegnerete ad altri a farlo, perché altrimenti la cucina non va. Per cui effettivamente l'esempio dei grandi chef, è quello che citavo prima, è importante, perché non è gente che è arrivata lì divertendo, certo, ci vuole grande passione, ma ragazzi dovete avere una gran voglia di fare. Il mondo, io parlo per la cucina, che assieme alla musica è un linguaggio internazionale, è l'unico linguaggio internazionale, perché uno che parla per cucina lo può andare a fare in Giappone, in Italia, in Sud America, la cucina è cucina, poi i prodotti cambiano, le ricette cambiano, ma lo stile di cucina è uguale dappertutto. Ti mette il mondo a disposizione,
certo che il mondo è competitivo, è mica come l'Italia. Tenete presente che in Italia noi non siamo competitivi. All'estero, e se è competitivo vuol dire che se non vai bene oggi, domani sei a casa. Da noi non funziona. Vuol dire grazie a Dio. Molti di voi, quelli che ci provano ad andare fuori e non hanno la capacità di resistere, è perché la pretendono. Ecco, ma pretendono sul serio, era una pretesa data dalle professionalità. Quindi qualunque cosa fate, l'esempio che cui facciamo riferimento, che siamo partiti, che è quello che accenna Marchese, quello che vi ho detto prima. L'esempio è quello di gente che sa che il sabato domenica lavora. Vi piace, volete un lavoro, metteteci tutto quello che avete. Perché io purtroppo faccio anche un altro mestiere, vi dicevo, adesso vi faccio una critica, ma insomma nel senso lato, ma la critica agli imprenditori perché non danno probabilmente nella formazione, nell'apprendistato un sufficiente impegno, è vero probabilmente, ma tenete presente che le aziende oggi dove c'erano 10 persone ne hanno 3, se queste 3 devono essere dedicate a formare delle persone non ce la fanno. No, funziona, bisogna che ci sia, se trovano l'elemento che vedono che cresce, se trovano la buona volontà, se trovano lo stimolo, ci possono dedicare, però non ce la fanno. Questa è una realtà dei fatti, le aziende oggi hanno diminuito, quindi quando prima per fare un'operazione avevano 2 persone, una e una di scorta, perché si era più abbondanti, quando ne hai uno che deve fare il doppio di quello che faceva prima, però quando vi vedono motivati, con la voglia, con l'intenzione, vi tengono, e l'azienda ha ancora la possibilità, cioè ci sono delle possibilità di lavoro, dipende molto da come approcciate in modo serio, guardate gli esempi di quelli che sono arrivati, cercate di mettercela tutta e poi guardate che lavoro in Italia c'è ancora. Allora, c'è qualche domanda che volete rivolgere ai nostri ospiti? C'è qualcuno che vuole intervenire? Se no, qualcuno? No. Allora, come in tutti i talk show che si rispettino, io farei una domanda un po' a bruciapelo, qual è la cosa più importante che dovremmo fare, in un minuto, come si dice in questi casi, partendo da chi vuole, non so se l'assessore, la domanda è, magari ci vede, in un minuto, in pochi minuti, qual è la cosa più importante, cioè che cosa faremmo, dovremmo fare subito per cambiare, se possibile, un po' le cose? Loro devono studiare. Non so, chi è che vuole cimentare? Per quanto riguarda i ragazzi, penso sicuramente studiare, saper fare molto bene e capire il senso di quello che state facendo nel momento in cui andate in azienda, rivivere, riportare anche la vostra personalità all'interno del compito che vi è stato dato. In questo modo riuscite a portare valore aggiunto all'azienda, perché ci mettete del proprio, oltre al fatto di aver imparato una lezione a scuola che è teorica e quindi la dovete rivivere poi sul campo voi con la vostra personalità. E per l'azienda sicuramente è il fatto di collaborare maggiormente, prenderci l'impegno di collaborare utilizzando gli strumenti che abbiamo a disposizione. Secondo me oggi non dobbiamo inventarci niente, dobbiamo ritornare su quello che abbiamo, gli strumenti che abbiamo per collaborare nelle scuole e quelli però sfruttati, iniziare a sfruttarli veramente. È l'unico terreno in questo momento sul quale poggi. Gli altri? No, ma dottor Chiabrera, una battuta su quelli che sono stati da tavolo. Nel senso che, ritorno un po' al mestiere, all'attività che l'agenzia del Ministero fa, che in Italia lavora, adesso noi ci troviamo di fronte a una situazione di questo tipo, che vi riguarda. Lo Stato e le Regioni hanno definito il quadro normativo che vi aiuta a entrare nel mercato del lavoro, perché i tirocini sono ormai normali, le Regioni l'hanno normato, c'è un contratto di apprendistato che è pronto, mi auguro che sappiate la differenza tra i due istituti, non c'è bisogno di tornarci sopra. Ci sono le forme contrattuali che vi aspettano, c'è l'assicurazione sociale che vi aspetta, mi auguro di no, ma con il momento in cui arriva. E adesso ci sono delle occasioni. L'Expo è stata ricordata dall'assessore, io vi ho ricordato prima, siamo qua a Milano, quello che succederà in questo palazzo, in questi palazzi, in questi edifici. E poi io ho ricordato la garanzia per i giovani, con altre iniziative, un'altra politica che la Commissione Europea e la Sanità italiana finanziano per circa 2 milioni di ragazzi del nostro paese.
quindi il tema ritorna anche un po' da chi sta a questo parte del tavolo, cioè la capacità di chi fa la cosiddetta governance di lavorare al meglio per creare delle condizioni per accedere a questi strumenti. E in questo disegno le scuole, alle scuole è stato dato un ruolo importante, per le scuole che hanno accettato questa sfida. La nostra scuola, tutti gli studenti dalla scuola del preside, aderito a questo programma promosso dal Ministero dell'Italia del Lavoro, altre scuole d'Italia l'hanno fatta, anche la Guardia l'hanno fatto, e quindi la scuola è in prima linea nei vostri comuni. Però qui sta da questa parte del tavolo la responsabilità di mettervi nelle condizioni di accedere il più facilmente possibile a questi strumenti e di mettere a frutto quell'impegno che tutti vi stanno chiedendo. Però se non si lavora assieme, questi risultati dell'occupazione, della stabilità dell'occupazione e dello sviluppo è difficile raggiungere, è una sfida anche che ci riguarda tutti. Battuta su questo. Io sono convinto, ma molto convinto, che il Paese ha tutti i problemi che abbiamo, ma se guardiamo soltanto i problemi non ci muoviamo più. Ognuno di noi dà il meglio, noi dobbiamo dare meglio a voi, questo è ovvio, dobbiamo fare molto meglio, tutto il Paese deve fare molto meglio, ma queste problematiche non è che ce le diciamo, sono più lunghe di quanto che serva a voi, e voi siamo delle scelte in breve. In breve poi bisogna solo metterci passioni con un colore facciale, affrontare la vita bene, con coraggio. L'Italia non è un paese finito, vi ripeto, ci sono, è vero, tanti posti di lavoro che mancano, ma ce ne sono tanti che non sono occupati. Allora cominciamo a ragionare in termini di lavoro, poi uno quando ha fatto quello e l'ha fatto con passione vedrete che si apriranno altre strade. Può darsi che la prima strada non sia quella giusta, può darsi che non sia quella che volete, ma se la fate bene, lo state, in ogni modo dovete supplire. Purtroppo è vero, la vostra generazione è molto meno fortunata della vostra. Noi siamo nati in una generazione dove tutto andava avanti da solo e noi ci mettavamo dentro nel lavoro con molta più facilità di quanto non fate voi. Siete in un mondo difficile e il vostro mondo lo dovete vivere. Presidente. Rapidissimamente, allora, lo stage è un veicolo di occupabilità, fate bene gli stage perché questa è l'anticamera per un posto di lavoro, quindi voi già lo sapete. Secondo, su Expo, ve lo dirò a scuola, su Expo siamo su tutti i fronti, quindi con rapporti internazionali, Brasile, Cina, Australia e quant'altro, e alcuni di voi saranno impegnati negli stand, per esempio della Cina e altro, durante l'Expo. Seconda questione, le competenze trasversali, rispetto delle regole, puntualità, impegno nello studio, eccetera, questi devono essere allo stesso livello della professionalità e della conoscenza della lingua straniera. Altra cosa, e ho finito, come diceva prima il Presidente di ARMA, la vostra platea è il mondo, quindi tutte le possibilità che vengono offerte dalla scuola di stage in tutte le parti del mondo le dovete cogliere. Grazie. Lottate per i vostri desideri, lottate, non fateli abbattere dalle difficoltà, dagli successi, dalle difficoltà o da chi intorno magari vi dice ma basta una cosa più tranquilla. Alla vostra età, alla mia, si può essere anche cercare una cosa un po' più tranquilla. La vostra assolutamente. Io vi porto un esempio, mia figlia aveva un posto di lavoro a tempo indeterminato, non era esattamente quella che corrispondeva, gli hanno offerto un posto di lavoro per 6 mesi, si è dimessa, ha preso quel posto di lavoro perché era quello per cui aveva studiato, oggi fa quello a tempo pieno. Ha inseguito il suo desiderio, osato, aveva una professionalità ma se l'è giocato. Conoscete il mondo, fate in modo che la scuola e le realtà intorno, siccome soldi ce ne sono pochi ma vengono spesso anche usati male, vediamo di usarli per queste cose e non magari per dei contorni che non servono, per la sostanza. Nel ringraziarvi, direi che rispetto alle premesse con cui eravamo partiti non ci siamo pianti addosso, perché è un esercizio non facile in questo momento. Sono state date, distillate, diciamo così, anche cose di buonsenso e importanti. Ricordiamo che noi i ristoranti li vogliamo pieni, come spesso si sente dire dai politici, e che la forza lavoro nei ristoranti sarà sempre necessaria, per cui parla a incontrare bene,
avere le competenze, le professionalità giuste in questo settore può diventare nel futuro, può essere sempre di più nel futuro, un elemento di appeal reciproco per il mondo della scuola e per il mondo del lavoro. Con questo ringrazio gli ospiti. Se volevano fare altre domande, prego. Se ci sono. Bene, magari sì, prima può essere meno. Grazie a tutti.